come state? Oggi è giovedì e volevo passare una giornata con voi. Come molto spesso capita, prendo una giornata e mi giro i miei bei video perché sono super così, c'ho proprio voglia di stare un po' con voi, fare due chiacchiere e ho pensato anche di fare un simil vlog nel quale sì, passiamo la giornata insieme, ma vi voglio far vedere anche la durata di un fondotinta che ho acquistato da poco. È il nuovo fondotinta di Armani e lo voglio provare con voi. È come un test su strada. Poi ditemi se magari questi test su strada vi piacciono, che magari invece di farci un vlog ci farò proprio un video apposito. Bene, come vedete io ho cominciato, i capelli li vedete di un colore strano perché sono in fase di trasformazione. Voi dovete capire che i miei capelli quest'estate erano rosa pink, proprio rosa rosa, ho passato rosa, lilla, ho fatto il celeste, il blues beum, insomma ho fatto un po' di colori e stanno ancora in fase di ripresa, però mi hanno stufato i capelli scuri, quindi voglio cambiare colore. A proposito, datemi qualche consiglio, scrivetemelo nei commenti, datemi un colore, andiamo sul particolare, non rimaniamo, datemi qualche colore, primo colore che vi viene per la testa, scrivetelo. Ok, io come vedete ho già le sopracciglia fatte, ho già messo un po' di correttore, ora io applicherò il fondotinta che ora vi farò vedere. E poi vedremo durante la giornata come performa. A tra poco. I prodotti di cui vi voglio parlare sono questi due: il Luminous Silk di Giorgio Armani nella versione fondotinta nella versione correttore. Allora, io ho le colorazioni a posto e a caduta, non guardate tutte le presette, 4,5 del fondotinta e 4 del correttore. Ora le applico entrambi e ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno. Questa è l'applicazione sia del correttore che del fondotinta. Non so se la vedete perché ci sono le luci super mega sparaflesciose, ma ora andiamo un attimo all'esterno senza averlo settato per niente. Ma per non perdere la luminosità del fondotinta, però io me lo sento umido, quindi sicuramente un po' lo setterò, se no mi appiccico dappertutto. E, anche se io per me è top perché pelle secca, però ho pensato di settarlo con le cipre di Hourglass. Non so se riuscite a vedere la resa, ma questo qua è il prodotto non settato, così al naturale. Ora da una parte applicherò le polveri di Hourglass e metà faccia la farò con la powder di Anastasia Beverly Hills e vediamo la resa. Non credo che noterete tanta differenza perché, anche se io la vedo, questa parte è settata con le polveri Hourglass e ha una luminosità diversa. Questa è la prima volta che la provo, è la powder di Anastasia Beverly Hills, mi sta piacendo molto. Devo vedere se me la sento troppo secca, ma questo lo vedrò durante il corso della giornata. Vedrò come performa, come mi troverò il fondotinta, soprattutto questa serata. Ci vediamo tra un po'. Ecco la mia base terminata. Come prodotti ho utilizzato i prodotti NARS, in quanto voglio fare un trucco occhi con la nuova collezione NARS. Guardate che bella! Ho utilizzato sia la palette viso di questa collezione, che è la Hot Fix Cheek Palette, questa si chiama Hot Fix, ma ho voluto provare anche Laguna, perché non l'avevo mai testato e ragazzi mi sta piacendo da morire. È un bronzer meraviglioso, meraviglioso. Ok, raga, ora io continuo le mie cose, ci vediamo durante la giornata e a dopo. Allora, raga, sono appena uscita di casa. Questo è la base dopo 2 orette,
dall'applicazione, sto andando su da mio padre che devo portargli delle cose e è una giornata meravigliosa. Voi cosa fate oggi? Per me oggi è venerdì, avevo detto giovedì, ho sbagliato. Uffi, sto indossando Psiche di Mulac, guardate che bello, ho appena terminato di girare un video nel quale faccio un trucco occhi e ho usato dei prodotti qua di NARS mentre ho applicato tutta la nuova collezione dei lip gloss di Mulac che vedrete questa settimana sicuramente e sono meravigliosi ragazzi, sono veramente veramente belli. Ciao raga, penultimo update del fondotinta, top, sta tenendo benissimo, sono svariate ore che ce l'ho su. Io e Dani siamo venuti a fare la spesuccia al Conad e nulla, ci vediamo dopo. Qua siamo arrivati all'ultimo update. Allora, questo è buio, quindi non posso farvi vedere la luce. Guardate quanto mi è durato il lucido di Mulac. Psiche. È rimasto praticamente bellissimo perché è andato via dall'interno lab, è rimasto più all'esterno. Non c'è matita né nulla. Come vedete, il fondo si è comportato benissimo, le polveri, questa è la parte che avevo settato con Anastasia e questa è quella con Hourglass. Qua non so se lo riuscite a vedere, c'è stato un po' di qua un pochino è andato via, qua nel contorno naso, ma io ho un pochino di raffreddore, quindi spesso me lo sono soffiata, quindi è normale. Ma se vedete, io oggi ho portato anche gli occhiali da sole e non ha lasciato nemmeno il segno. Queste sono rughine perché, di espressione, perché io aggrotto spesso la fronte quando parlo e queste sono le nasolabiali che dove un pochino è entrato, ma insomma si è comportato veramente, veramente bene. E nulla ragazzuole e ragazzuoli, mi dispiace, prima volevo farvi vedere qualcosa del Conad ma logicamente mi si era scaricato il cellulare e quindi io vi saluto, vi do un bacio grande, ci vediamo domani ore 10 su questo canale con un nuovo video e ciao ciao ragazzi.